Al pomeriggio una pioggia malintenzionata, invidiosa, guasta feste. Ma al crepuscolo Venezia ha indossato il suo costume più smagliante. E la notte accenderà il canale di fantastiche gioiellerie. La festa si farà. Negli alberghi sarti e parrucchieri stringono i tempi per l'appuntamento a Palazzo Labia. Volta la lanterna, come nelle vecchie cronache, e cominciano ad arrivare le gondole, alcune prenotate da mesi per questa serata. Creatore della fantasmagoria, Don Carlos de Besteghi, ha comprato il Palazzo Labia, l'ha ringiovanito, e adesso ha comprato per centinaia di milioni una notte del Settecento e l'ha trapiantata in pieno secolo XX. Dai quadri sono ridiscesi i costumi, come questo di Barbara Hutton. Jacques Fate Solare rappresenta il giorno, sua moglie la notte. Maschere, gioco del ti vedo e non ti vedo. Sicuri Lodovico Ceriana e Oprandina arriva bene. Ipotetico nel domino Lagacan. Probabilissimo Orson Welles, che trascina dietro di sé i personaggi della commedia dell'arte. A Venezia li chiamano già i mille di Palazzo Labia. Ecco una figura non nuova a questi schermi. Indoviniamo insieme. Botta e risposta. È Irene Dunn. Venezia ritrova per una notte una delle sue vocazioni settecentesche, quella che ne fece il palcoscenico delle gale più sfavillanti. Le feste parigine di più celebrata regia diventano prove generali di fronte a questo spettacolo. Stasera l'avvocato Goldoni ritroverebbe le sue dame e i suoi cavalieri di garbo. Ballo dei miracoli. Riesce perfino a trasformare questo barbone in un autentico cane arlecchino.